Se il passato finora non è stato roseo, il futuro per i lavoratori delle aziende sull'orlo della crisi rischia di essere ancora più nero. A fine anno scade la proroga prevista nell'ultima legge di stabilità e molte aziende non potranno più usufruire della cassa integrazione e per effetto del Jobs Act non potranno inoltre accedere alla mobilità e ad altri ammortizzatori sociali. Una pessima notizia che riguarda circa 180.000 lavoratori inseriti nelle 162 vertenze presenti sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico. Il numero più alto degli ultimi 6 anni, un dato che spaventa e che fa paura, soprattutto se si considera l'ingresso nel vortice della crisi, finora scongiurato, anche di grandi aziende, come Alitalia e Almaviva, che da sole contano oltre 20.000 lavoratori. A questi grandi marchi poi vanno aggiunte anche le centinaia di crisi aziendali minori, che non arrivano a contrattare la sopravvivenza con il Ministero, ma che segnano negativamente l'economia e le vite di centinaia di persone. I settori più in allarme sono quelli della siderurgia, dei servizi, dell'elettronica, degli elettrodomestici e delle telecomunicazioni, settori concentrati per lo più nel centro-sud dello Stivale. Se la ripresa economica non sarà sostenuta dal nuovo governo, a fine anno quindi si dovrà fare i conti con gli esuberi e i lavoratori coinvolti si ritroveranno disoccupati. Mancano ancora 9 mesi, un tempo sufficiente per rialzarsi e ricominciare.